Hola, sono le 3:10. Non mi sentirete più parlare del progetto perché alla fine è stato consegnato. Si spera in un 6, anche se la vedo abbastanza difficile. Però niente, è andata. Come va, va. Niente, adesso per le 3:30 devo andare al corso di chitarra. Poi stasera invece non ho capito se ci sono le prove del musical o meno. Quindi capiremo nell'arco della giornata. E oggi pomeriggio, se ho voglia, mi farò gli appunti, se no, niente. Sono le 5, sto andando a camminare col cane. Vabbè, in tutto ciò qua ho una mazza perché non si sa mai, c'è pieno di cani. Per le 5:30 devo ritornare a suonare e fino a dove voglio arrivare io dovrei metterci giusto mezz'ora, se cammino a posto veloce, ad andare a tornare. Quindi io continuo nella mia passeggiata. Poco fa, cioè adesso, mi hanno fermato dei signori e mi chiedevano informazioni sul luogo, solo che praticamente non gliel'ho spiegato perché gli dicevo un altro luogo vicino e non lo conosco, non conosco, non sono del posto. Ed ero arrivato al punto di dirgli manco io sono del posto. Poi gli ho detto una mezza cosa, ma non credo abbiano capito. Quindi pazienza. Comunque, sono le 7:10, io sono appena arrivato a casa. Alla fine prima ho fatto un corri-corri, ero arrivato giusto in tempo, il tempo di lasciare il cane a casa e poi sono scappato subito a suonare. E niente, in realtà avrei dei compiti da fare. Adesso vedo se me li faccio adesso o me li faccio domani a scuola, perché sinceramente non è che io abbia tutta questa voglia. Adesso analizzo la situazione. Sono le 8, alla fine questi compiti non li ho fatti, però secondo i miei calcoli dovrei riuscirci o sul pullman o tipo quando entro a scuola, boh, vediamo. Comunque mi stavo dimenticando che questa sera per le 8:30, quindi tra mezz'ora, dobbiamo fare una sorpresa per un compleanno e quindi credo che le prove del musical non ci siano. Adesso vedo di andare a mangiare qualcosa, sennò rimango digiuno. Sono le 2:45. Alla fine, ieri poi siamo andati a fare la sorpresa. Io, tipo, in queste feste, compleanni, eccetera, o comunque a casa della gente, non lo so, non mangio, mi vergogno, non prendo niente. E i compiti li ho fatti stamattina sul pullman, però non li ha corretti, quindi meglio così. Adesso, sinceramente, mi sa che gioco un po' a The Sims. Poi oggi pomeriggio per, boh, le 6:30 devo andare a suonare. Se ho tempo mi faccio gli appunti perché poi oggi devo uscire il video e quindi devo registrare il video per di sabato. Salve, sono le 8 e ho appena finito di registrare il video. E niente, adesso me lo trasporto qui, così lo edito e vado a mangiare. Poi, se mi ricordo, devo mettere un box delle domande, così mi potete fare delle domande da poter rispondere in un video normale, un video SMR, o comunque fatele sempre qui sotto nei commenti. Allora, sono le 11:05 e non fate caso alle mie condizioni perché sono ancora in pigiama. Stamattina sarei dovuto andare a fare le prove perché c'era il fonico. E intendo per il musical, e però poi l'hanno scritto tipo mezz'ora prima. Io devo lavarmi e quindi niente. Mi sono fatto gli appunti di italiano. Poi dovrei farmi dei compiti, ma li faccio oggi pomeriggio. Se riesco, mi faccio pure gli appunti di storia. Però adesso gioco un po' a The Sims. Comunque, sono le 6:45, alla fine non ho fatto niente, ho solo suonato un po' la chitarra come avete visto e scusatemi. E niente, alla fine meno male che non sono andato stamattina perché dobbiamo fare le prove questa sera, essendo che forse il palco è troppo piccolo per le scenografie che dobbiamo fare, anche se gli altri in questo momento stanno tipo disegnando la scenografia,
eccetera, eccetera, però io non ci sono andato e non ci andrò perché dovevo farmi pure gli appunti di storia, ma mi sa che non ce la faccio, ma vediamo. Mi faccio prima i compiti di italiano perché sono per domani e poi se riesco mi faccio quelli di storia. Sono le 7 e un quarto, io in tutto ciò ho sbagliato a fare i compiti perché sul quaderno non tengo scritto una cosa e invece sul registro ce n'è un'altra. Infatti avevano chiesto tipo le pagine del libro, io infatti l'ho inviate altre, non ho inviato quelle che c'erano. E ho sbagliato a fare gli esercizi. Adesso faccio gli esercizi, quelli che c'erano da fare. Anche se poi mo stasera per il musical mo forse è una riunione, non si sa manco. Però è troppo presto, per le 8:30, infatti uno gli ha scritto, ma già paghi tu a cena? Perché in genere a quell'ora si mangia, eppure io mangio a quell'ora. Se riesco a fare i compiti è bene, se no è meno importante quello. Sono le 7:50, ho fatto gli esercizi ma non ho fatto gli appunti di storia, li farò domani. E niente, adesso vedo di andare a mangiare qualcosa, così per le 8:30 dovrei farcela. Allora, sono le 3:05. Adesso per le 3:30 devo andare a fare il corso di inglese. Poi, appena torno, dopo le mie pause, eccetera, eccetera, devo farmi gli appunti di storia. E se ce la faccio in tempo, vado ad aiutare gli altri per fare la scenografia per il musical. E poi stasera abbiamo le prove del musical. E in tutto ciò dovrei anche editare il video per pubblicarlo. Sono le 6 e un quarto, ho editato un po' il video, adesso mi sottolineo le pagine sul libro e poi mi faccio gli appunti. Allora, sono le 8 e un quarto, alla fine ho finito gli appunti e adesso sto finendo di ultimare l'editing che non ho finito di fare, così ve lo pubblico e poi vado a mangiare per poi andare alle prove per il musical. E niente, credo che questo video si possa concludere così. Come sempre lasciatemi un commento di ogni genere, consigli, eccetera, eccetera. Vi ricordo che ogni mio video esce lunedì videovlog e sabato video ASMR. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!